Progettata nel lontano 1966, la trasversale delle Serre, arteria fondamentale per la viabilità calabrese, che dovrebbe collegare l'autostrada 3 con la SS106 Ionica tra Soverato e Vibo Valentia, è divenuta suo malgrado l'esempio lampante di quanto la burocrazia e la cattiva gestione del territorio calabrese abbiano influito, nel corso dei decenni, sul mancato progresso infrastrutturale della regione. Sono passati 50 anni, infatti, ma la trasversale delle Serre ancora non è stata completata. All'appello mancano poco più di 26 chilometri sui 56 complessivamente previsti, per una spesa fin qui sostenuta di oltre 250 milioni di euro. Come dire, 10 milioni di euro a chilometro. A denunciare lo stato attuale dell'infrastruttura è il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela, che punta il dito contro le mancate risposte e le promesse non mantenute da parte del governo regionale. Ho fatto un'ennesima interrogazione al governo per sapere l'effettiva consistenza di queste risorse destinate appunto alla trasversale delle Serre. E non abbiamo contezza appunto di quanti altri soldi stiamo spendendo la collettività. Quindi ci sono sempre ombre per questa strada, quindi è da più di 40 anni perché i cittadini aspettano il completamento di quest'opera e la politica finora ha solamente fatto promesse e non ha mai, non ha mai realizzato fatti concreti per quanto riguarda questa importante infrastruttura. E poi la conseguenza è il tragico spopolamento dei comuni delle Serre. Non è concepibile che un'opera che è stata progettata nel 1936, siamo nel 2016, ancora rimane incompleta.